C'è Davide Fabrizi che ci parla di un'iniziativa che mi fa impazzire. Davide, in bicicletta sulle vecchie abbandonate linee ferroviarie? Dici un po'. Sì, buongiorno. Domenica 19 ottobre c'è un nuovo interessantissimo evento sul percorso dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia. Abbiamo infatti qui con noi l'organizzatore Luca Minestrini, che è il presidente del Mountain Bike Club Spoleto. Che evento sarà quello di domenica? Beh, la su e giù in MTB è un evento cicloturistico che faremo appunto sulla ferrovia Spoleto-Norcia. Faremo, e dopo il successo della cronoscalata dello scorso 6 settembre, è il secondo di una serie di eventi che terremo per tenere alta l'attenzione sul problema del recupero della ferrovia Spoleto-Norcia. Ma per capire, Presidente, scusi, per capire, se io vengo con la bicicletta posso partecipare senza problemi? Sì, basta che lei abbia una mountain bike e sia in grado di pedalare per 7 km in salita. Poi avremo un pullman che ci riporterà a Spoleto da Santa Anatolia. Quindi è tutto all'andata, poi ritorno è più facile. Ho capito. No, bella iniziativa, complimenti. Fabrizi, ci sono altre notizie poi da Spoleto? Sì, un doppio appuntamento con la 68esima stagione lirica sperimentale. Martedì 14 al complesso monumentale di San Nicolò alle 20:30 si terrà il concerto barocco Cristina di Svezia, mentre mercoledì 15, sempre al complesso monumentale di San Nicolò, ma alle ore 17, è in programma la conferenza ingresso libero Cristina di Svezia e le arti visive. Infine domenica 19 alle ore 11:30 visita guidata della Spoleto Card all'appartamento gentilizio di Palazzo Collicola. Questi gli eventi in programma. Allora, complimenti, buona settimana. Ripetiamo l'orario di domenica. Domenica in bici, mountain bike, allora, alle... La partenza inizialmente prevista per le 8:30 sarà posticipata alle 9 per permettere la presenza di alcuni gruppi da fuori regione. Il luogo d'incontro?